viene costruita non perché sia indispensabile, perché potevano teoricamente farla da un'altra parte molto vicino al centro, con una piccola deviazione avrebbero risolto il problema dell'imbuto all'interno del centro del paese. I fondi del PNRR sono il vero problema di questa strada, nel senso che sono arrivati questi soldi, 500.000 euro poco più, che non saranno nemmeno sufficienti per finire la strada, per cui verrà una strada non asfaltata, almeno non con i soldi del PNRR, qualcun altro se la vogliano, la vorranno finire ce li dovrà mettere, e sarà sicuramente il comune di Reano, il quale dovrà occuparsi anche delle future manutenzioni di un chilometro circa di strada a suo intero carico, perché essendo una strada del comune se la guarda tutta lui. Ai noi, questa è la roba, poi tenuto conto che a 100 metri da qua la strada finisce in un imbuto, ci spieghiamo ancora adesso, non capiamo ancora adesso a che cosa serve questa strada, quando si poteva evitare di fare questo disastro ecologico, perché hanno tagliato circa 1400 alberi per una strada che con 150 metri di deviazione dal centro avrebbe risolto il problema. Allora qui siamo nel, possiamo dire, al punto di partenza, al punto di arrivo della nuova strada. Qui c'era un bellissimo bosco con tane di animali, veramente bello, era troppo carino perché era un angolo verde di Reano, un angolino. Qui invece faranno una rotonda per immettersi nella nuova strada che dovrebbe diciamo allungarsi partendo da qui appunto. Qui ha già segato la parte sinistra di tutto questo bosco per poter fare una strada larga indicativamente tra gli 8 e i 9 metri, 10 con le aree vicine. Questo è il primo pezzo di percorso. Eccoci. Allora, questa è via dell'Avena. Siamo partiti da dove fanno la rotonda sulla provinciale per andare verso il centro di Reano. La nuova strada che intendono fare seguirà questo percorso, e qui ahimè si può vedere dove hanno tagliato tutto, dove verrà fatta questa strada di 8 metri di larghezza, che sarà una circonvallazione che girerà intorno a Reano per arrivare in direzione Villarbasse, alla provinciale oltre a Reano in direzione Villarbasse. Questo è il disastro che intendono fare. Una strada inutile, potevano fare una strada molto più piccola, molto più scorrevole, con 200 metri di strada vicino al centro di Reano, avrebbero evitato il problema dell'imbuto che c'è nell'ingresso del paese, e invece grazie ai soldi del PNRR vogliono fare questa enorme strada inutile, perché finirà in un imbuto dove ritornerà a essere una strada di 3 metri di larghezza. Ahimè, sarà solo un casino per gli abitanti. Comunque qui si può vedere che porcata stanno combinando. Questo era tutto bosco. Qui siamo nell'unica area tutelata di questo percorso mostruoso. Qui c'è un masso erratico molto bello. Una volta c'era anche della cartellonistica che spiegava il masso erratico. Qui c'è anche un bellissimo albero che non è da considerare tra gli alberi storici, ma è molto bello e forse si salverà dal disastro, che è veramente uno spettacolo, però non è ancora sicuro che se la caverà. Per il momento è rimasto, e perché è proprio molto molto vicino al percorso. Nel caso si salvi, le macchine passeranno proprio davanti all'albero, perché il percorso